Serie B-Win, tutti i colori della passione. 30ª giornata della Serie B-Win che mette di fronte il Frosinone ultimo in classifica all'Albino Leffe di Mondonico. Bergamaschi per dare tranquillità e rimpolpare quei 35 punti che oggi li vedono fuori dalla zona play-out, padroni di casa per cambiare un campionato sin qui piuttosto difficile. Dirige Palazzino di Ciampino, assistenti signori Italiani e Manzini. Si osserva un minuto di silenzio in memoria di Massimo Ranzani, il militare deceduto in Afghanistan all'inizio della settimana, e poi il fischio d'inizio. Al settimo sono subito i padroni di casa a partire con il picco giusto sugli sviluppi di un calcio di punizione, e Bottone ad avere una ghiotta chance ci prova in qualche modo. Thomas dice no in due tempi. 26esimo, ancora padroni di casa che continuano a provarci da fuori. Questa volta è il momento del mancino di Cariello, un sinistro che però non cambia le sorti dell'incontro. Il pallone è carico di effetto, però non c'entra lo specchio della porta. 28esimo, primo squillo bergamasco con Foglio che prova da posizione difficile a impensierire Frison. Il portiere non si lascia sorprendere sul suo palo. Prima frazione che termina così, un po' spenta a dir la verità, con la sola ammonizione a Tomasic da segnalare per perdita di tempo, segno che forse l'Albino Leffe si accontenta anche dello 0-0. La ripresa che però comincia in modo vivo, da Foglio a Zenoni, e siamo al 50esimo, il cross dalla sinistra difficile per Torri, alto, sopra la traversa. 55esimo, cambia la partita. C'è un'azione concitata in area di rigore dell'Albino Leffe con Sala che trattiene vistosamente e irregolarmente Masucci per l'arbitro Palazzino. Non c'è nessun dubbio, calcio di rigore, dischetto e ammonizione per l'esperto ma ingenuo in questa occasione difensore dei bergamaschi Luigi Sala. Rivediamo la trattativa. Dagli 11 metri va Cariello che calcia male come non mai, ribatte Thomas, ancora Cariello e Alfredo Cariello fa il facile da pin. Frosinone 1, Albino Leffe 0, e Albino Leffe che paga veramente una partita sin qui troppo rinunciataria. Gol di Alfredo Cariello, siamo al 55esimo. Un minuto dopo bergamaschi in tilt. Azione di contropiede da Masucci a Cesaretti che prende il tempo a Luoni con il destro sul palo del portiere e il pallone si insacca. 1-2, terribile per il Frosinone. Albino Leffe che in 120 secondi spreca il lavoro di una settimana. La squadra sembra veramente in un blackout totale. Andiamo a rivedere il tocco di Cesaretti che batte Tomasic per il 2-0. Facile, facile, facile a firma Albino Leffe. 70esimo, bergamaschi che ci provano con Cocco a aspettare più alto di tutti. Frison salva in corner. Sugli sviluppi, difesa immobile, pallone sul secondo palo per Caramoco Sissé che sfrutta i centimetri e fa 2-1. Frosinone che ha staccato la spina, ospiti che dopo aver rinunciato a giocare provano a risalire la china. Andiamo a vedere lo stacco del numero 17 per Camacho. Tant'è, passano 3 minuti e il forcing è nuovamente premiato. C'è un intervento ai limiti del regolamento di Bianco su Cocco. Anche qui nessun dubbio per Palazzino e altro calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Cocco, qui andiamo a rivedere intanto il fallo contro Frison, altra battuta da dimenticare, altra respinta del portiere, qui non c'è tapin e risultato che non cambia. Ma che partita Frosinone, tutto in un quarto d'ora, finita niente affatto. Ancora Albino Leffe, questa volta con Grossi che ci prova con il destro, fuori di un niente. Finisce così, Frosinone che non vinceva in casa dal 30 ottobre 2010, ma che partita, il Frosinone adesso è terzo in classifica.